Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, buongiorno come tutte le mattine, benvenuti a questa fonte di novità, di curiosità e di leaks che riguardano i prossimi giorni di Fortnite e sono davvero, davvero incredibili. Oggi ragazzi vedremo un nuovissimo oggetto scoperto nei file dei sorgenti di gioco, parleremo finalmente del Wild West, raga ne parliamo dalla Season 5 e finalmente abbiamo capito che cosa vuol dire e vedremo anche i nuovissimi balli che saranno disponibili per noi prima della fine della Season numero 6. Quindi ragazzi vi ricordo, se vi piacciono ovviamente i miei video, di non dimenticare di lasciare un bel pollicione in su ragazzi, un bel like, iscrivetevi al canale in tantissimi e attivate la campanella per non perdere nessun mio video. Ma prima di iniziare ragazzoni, la domanda quella che vi faccio sempre, che non posso non farvela, voglio leggere i vostri commenti qui sotto ragazzi, mi raccomando, e la domanda è semplicissima. Ieri abbiamo sbloccato tutti l'ultima colorazione di Calamity. La mia domanda è: qual è la colorazione di Calamity che vi piace di più? Viola, verde o nera o bianca? Mi sembra che c'è anche bianca. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ma adesso ciancio alle bande, bando alle ciance, come ogni giorno, andiamo subito a vedere il primo leaks interessantissimo ragazzi, è Sgadagangal, eccolo qua, si parla subito di Wild West ragazzi, finalmente capiamo che il Wild West non è una nuova location, bensì è una nuova modalità ragazzi, verrà proposta, non sappiamo se al termine di questa season o se nella prossima verrà proposta ragazzi una nuova modalità. Leggiamo un attimo in inglese: Fight for the Victory Royale using a limited set of weapons and items such as anti-rifle, shotguns and dynamite. This town ain't big enough for the hundred of us. Cosa vuol dire? Combatti per la vittoria reale, in poche parole viene detto, cerca di essere l'ultimo a rimanere in vita e combatti con fucili da caccia, fucili a pompa, shotgun sarebbero i fucili a canne mozze, quelli che c'erano anche nel Far West, e dinamite. Qua c'è lo spoilerino ragazzi, questa città non è fatta per tenere 100 di noi. Lo spoilerino ragazzi ci porta subito alla seconda parte, alla secondo leaks, ed eccola qua ragazzi, la dinamite, yes! Il nuovissimo oggetto che è stato scoperto nei file di gioco e che andrà probabilmente a... forse arriverà prima della modalità Wild West, perché... come ci dice, se nella descrizione della Wild West si parla di dinamite, o escono insieme o prima esce la dinamite e poi esce la modalità a tempo limitato. Questo ancora non si sa, però ragazzi dobbiamo cercare adesso di capire che cosa farà questa dinamite e se sarà un esplosivo che rimarrà sempre per il nostro Fortnite o solamente per la modalità Wild West. Alcuni di voi sicuramente si ricorderanno gli esplosivi telecomandati che non hanno riscosso proprio un grandissimo successo tra i giocatori di Fortnite. Io sinceramente non è che li usassi proprio tantissimo, però non erano male. Oh, appena ho cambiato l'inquadratura mi hanno killato, ma porca trottola, ma che sfortuna. Come si dice? Addirittura abbiamo perso il personaggio. Allora, come... non è che sinceramente mi piacevano proprio così tanto gli esplosivi telecomandati, però... magari la dinamite avrà qualcosa di diverso. Ovviamente non potrà essere telecomandata, quindi molto probabilmente una volta piazzata si innescherà automaticamente e magari servirà per fare grande devastazione agli edifici nemici. Staremo ovviamente a vedere. Ma proseguiamo ragazzi, andiamo avanti e parliamo subito della schermata di caricamento di questa settimana, quindi la numero 8 ragazzi, schermata di caricamento che racchiude in sé qualcosa di davvero interessantissimo. Ovviamente come state vedendo c'è la nuova skin AIM che dal suo occhio centrale
proietta l'immagine di una parte di mappa con delle altre cose annesse. Beh ragazzi, la parte di mappa di cui si parla, qua state vedendo la mappa però ribaltata ragazzi, quindi come vedete è stata messa in modo che noi siamo, è come se noi fossimo AIM e stessimo guardando la mappa, credo, no, in realtà noi stiamo guardando da dietro, vabbè, comunque la mappa, che casino fare queste cose, la mappa ragazzi, la porzione di mappa che viene inquadrata da AIM non poteva che non essere riguardante anche il laboratorio della latrina, quindi il punto in cui è atterrato e dove ancora c'è il paracadute. Non sappiamo ragazzi che cosa significhi questa schermata, non sappiamo se AIM abbia un ruolo ancora o debba comunque averlo in questa season o addirittura nella prossima season, ragazzi, che sapete quasi certamente, oramai l'abbiamo capito, tratterà della magia. Abbiamo visto e dopo vedremo se abbiamo tempo i nuovi balli con una delle nuove skin liccata di prepotenza dai Lickers, la vedremo proprio in movimento, quindi magia che farà parte ragazzi della season 7 che va però anche in concomitanza con il Natale, perché ci sarà dentro anche l'evento natalizio, quindi ragazzi ne dovremo veramente vedere delle belle. Sono certo che Epic Games non ci deluderà neanche per questa season, sono sicuro ragazzi che troverà il modo ovviamente di farci divertire così come lo ha fatto nella season 6, che è veramente meravigliosa. Ma proseguiamo ragazzi e parliamo appunto, rimanendo un attimo a tema della season 7, di questo ragazzi, come sapete noi abbiamo è meravigliosa questa immagine, ovviamente io non lo faccio quasi mai e sono stupido, ma ringrazio sempre i miei leakers che mi aiutano ogni giorno per potervi proporre sempre del materiale nuovo, fresco e interessante da tutto il mondo riguardante Fortnite. Questa ragazzi è un'immagine interessantissima che va a mostrare il Rift portatile, solo che per il Natale, per il tema natalizio, il Rift portatile come vedete avrà al suo interno una come si dice, una specie di chiesetta, non lo so, perché c'è fuori anche un pupazzo di neve, lo potete notare vicino alla porta ragazzi, sarà un Rift a tempo limitato, quindi potrebbe anche essere disponibile magari nello shop proprio di Fortnite, per dire Supercell ha appena rilasciato la palla di neve con dentro il re di Clash Royale, non sarebbe una cosa strana che magari Epic Games come souvenir natalizio facesse qualcosa di simile. In realtà il Rift portatile ci sta davvero benissimo con questa cosa, quindi molto molto divertente anche questo aneddoto. E parliamo, questa me la prendete con le pinze perché potrebbe essere un leak, ma potrebbe non allontanarsi così tanto dalla realtà ragazzi, perché oramai Epic Games ci ha fatto vedere nel corso delle varie fasi di queste season come è capace di utilizzare la skin dell'orsetto per andare a metterla, come si dice, cioè un vuoto di memoria, a metterla come stile in base al momento. In questo caso abbiamo visto quello di Halloween e poi potremo vedere quasi certamente anche l'orsetto natalizio, ovviamente ne riparleremo poi con calma. Prima di salutarvi però ragazzi volevo appunto farvi vedere Sgadangal, le nuove emote. Non vi metto l'audio perché ho paura per il copyright, sapete che non sono molto contenti quelli di Epic Games. Questo è il Lama Cadabra, come vedete che è meraviglioso raga, dai, che guardate che storia, crea il lama con le corna del bombarolo oscuro, e anche qua ragazzi ci potrebbe essere qualcosa di interessantissimo con la skin del bombarolo oscuro. Lot Marat, che non so bene cosa voglia dire, penso ballo caldo, una roba del genere, una bala tutta. Questa mi sembra un pochettino vita al massimo, però ci può stare anche questa. Vediamo un pochettino quale sarà il prossimo. Il Knislapper, il battito sulle ginocchia, che è un altro balletto. Oh, mi sembra più un balletto del West, tipo una specie di quadriglia ragazzi, se proprio lo dobbiamo vedere così, però molto molto interessante anche questo nuovo ballo. E per concludere ragazzi, l'ultimo balletto a nostra disposizione, lo vedremo tra un secondo, che è il Bombastic, molto molto easy, niente di esagerato, ma comunque assolutamente divertentissimo. Beh ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo presto,
Ciao!